contagi nell'Aquilano sono risaliti anche nei comuni limitrofi e i sindaci in autonomia in molti casi hanno organizzato e stanno organizzando degli screening per la popolazione alla scuola. È il caso ad esempio di Villa Sant'Angelo, dove il primo cittadino Domenico Nardis ha disposto ieri una giornata di controllo per tutti, che ha fatto rilevare 10 casi di positività su 248 tamponi. Non ci saranno altri screening a breve perché la Protezione Civile, come si sa, ha bloccato la distribuzione per consentire lo screening per le scuole prima del 10, che nel comune dell'Aquila si farà nei giorni 7, 8 e 9 gennaio. A Villa Sant'Angelo chiude per qualche giorno anche il famoso ristorante Le Adessantino per un caso di positività che loro stessi hanno annunciato. Ieri abbiamo effettuato uno screening con tamponi antigenici sulla popolazione di Villa Sant'Angelo. Su 248 tamponi effettuati sono risultate 10 positività, di cui 9 asintomatici e 4 di Villa Sant'Angelo. Adesso la Protezione Civile ha sospeso la distribuzione dei tamponi comuni per effettuare lo screening importantissimo sulla popolazione scolastica. Ovviamente i casi sono in aumento, anche perché si è un po' abbassata la guardia sui protocolli, sul distanziamento, sulle mascherine. Quindi invito la popolazione a vaccinarsi, invito la popolazione a rispettare soprattutto i protocolli. Ha scoppiato i contagi alla fine dell'anno, erano più di 50 e il sindaco Marco Giusti aveva parlato di molti cittadini ancora non vaccinati spingendoli a farlo. Anche il comune di Scoppito si è organizzato per lo screening della popolazione scolastica nei giorni 8 e 9 gennaio per tutti gli studenti tranne che per la scuola dell'infanzia. Sia per Villa che per Scoppito non è la prima volta che si organizzano queste giornate. I contagi crescono, anche a Cagnano si sono registrati 9 nuovi casi con 23 positivi attuali. A Pizzoli gli attuali positivi sono 76, 17 nuovi casi. Qui da tempo il comune nella grafica distingue tra vaccinati e non. A Barisciano si segnalano 19 positivi al momento, mentre a Tornimparte sono 49 i casi confermati. Nella loro grafica si evidenziano anche ricoveri pari a zero. Insomma, una situazione delicata anche nei comuni limitrofi alla città e tutti i primi cittadini si stanno rivolgendo alle persone affinché abbiano comportamenti di prudenza con l'invito forte a vaccinarsi per chi non l'ha ancora fatto.